tornati in questo nuovo video sul canale di Numero Zero. La volta scorsa avete visto tipo dei video in cui magari vi spiegavano delle coreografie tratti o da musical o da, non so, cartoni Disney. Noi invece oggi vi porteremo nel magico mondo del K-pop. Oggi vi spiegheremo un minuto, forse anche meno, di una coreografia molto carina, molto bella, molto semplice. Molto semplice, esatto. Ed è Egotistic delle Mamamoo. Se non le conoscete, oggi ve le presentiamo. Ok, però questi vestiti non vanno bene, quindi io direi che li cambiamo e vi mostriamo la coreografia. Quindi la coreografia inizia con un 8 e intanto dobbiamo girare, quindi da qua dovremmo girare per ritrovarci da questa parte. Quindi non è un giro completo. Intanto il bacino gira, quindi questo movimento. Okay. E intanto giriamo la gamba sinistra, rimane piantata, quindi fa tipo da perno, mentre quella destra è questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sara, cosa stai facendo? Le braccia invece, cioè la destra sopra, quindi diciamo 1, 2, ok? Cambio sinistra, 3, 4, cambio destra, 5, 6, cambio sinistra, 7, 8. Dopo questo facciamo un saltello sul posto. Brava Sara. Ok, prendiamo una posa leggermente femminile. Dai Sara, fallo. E con le mani è come se stessimo prendendo l'acqua. Quindi prendetilo su. Prendo l'acqua, mi giro verso pubblico, cambio gamba, brava Sara. Sara, prima era la sinistra, ora è la destra, e con la mano destra accarezzo Laura intorno a me, poi faccio due passi in avanti, quindi uno, due, io aspetto, faccio uno slide e torno indietro. Ci siamo fino a qua? Yes. Sara? Io ci sono. Okay. Dopo questo slide cosa faccio? Braccio sinistro su, braccio destro su, giro con la testa, posa. Quindi posa. Ok, adesso stiamo appunto fermi poco, un millisecondo. E poi chiudiamo le gambe. Ok, il braccio fa come una frusta, ok, è un 8, sì, okay. Mentre con la gamba destra facciamo 1, 2, 3, ok, un 8, okay. Poi dice una frase, okay. In quella frase noi chiudiamo le braccia, ok, andiamo a fare due pose a caso, cioè quelle che volete, l'importante è che avete le mani a forma di pistola. Quindi è tipo nana, nana. Poi la terza posa è uguale per tutti e quindi è questa. E poi inizia il ritornello, che abbiamo sempre la gamba destra avanti, ok? La nostra gamba destra davanti fa come se stessimo tipo spegnendo la sigaretta, tu la metti per terra.
Quindi la gamba destra gira, quindi va prima verso esterno, interno, esterno, interno. Mentre le braccia, sempre a pistola, quindi inizia la destra, sinistra, destra, sinistra. Quando il ginocchio va a destra, ma c'è il braccio destro che parte. Quando il ginocchio va a sinistra, parte il sinistro. Vanno un po' insieme, quindi è questo. Yeah! Ok, sì, è un 4, quindi un 4 così, ok? Poi la nostra gamba destra va indietro, ok? Le nostre braccia fanno ginocchio, petto. Ok, c'è anche l'accento con la testa, quindi alziamo. Adesso, sempre, adesso abbiamo fatto cambio, quindi spegnere la sigaretta, adesso dobbiamo farlo con la sinistra. Quindi, sempre la cosa di questo, ok? Le nostre braccia, è come se stessimo facendo questo, ma l'importante è che teniamo i pollici giù. Questo non lo sapevi, vero? Io so sempre tutto. Adesso. La gamba destra chiude con la sinistra, questo è un concetto. Ok. Le braccia però fanno questo intanto e diventiamo... indiane. Danzatrici del ventre. Quindi siamo qua tutte insieme. Ok, adesso intanto i nostri piedi continuano a fare i passettini sul posto. Con la testa facciamo quindi la sinistra, poi con le spalle è ya. Sono due volte. Quindi da qui, quindi ta, 8. Apriamo, iaia. Adesso giù le braccia, la nostra gamba destra si apre e intanto facciamo come un giro col bacino. Wow! Quindi intanto che noi apriamo, le nostre braccia si chiudono come se fossimo un serpente. E andiamo di sinistra, destra, sinistra. Ok, intanto cioè, ci sono anche le gambe, no? Sinistra, destra, sinistra. Torniamo con la destra avanti. Ok. Qui in questo punto dobbiamo stare un po' giù. I talloni puntano verso l'interno. Quindi dentro, dentro, due volte. Ok, mentre il nostro braccio destro è come se sta ammirando questo arcobaleno bellissimo. Quindi, talloni che vanno verso dentro, quindi 1, 2, aggiungiamo il braccio, 1, 2. Ci giriamo dall'altra parte, facciamo la stessa cosa ma col braccio sinistro. Quindi, 1, 2, 3, 4. Ok, quindi è 1, 2, chiudo. E torno qua, ed è di nuovo iaia, e ancora na. Adesso ci giriamo verso il nostro compagno. Ciao! E facciamo, cioè gamba sinistra, braccio destro. 1, 2, 3, 4, spalle, cioè diamo le spalle al nostro compagno, ed è ci, se, o. Dopodiché, questo è un passo che piace a Sara tantissimo. Ti ho visto. Non è vero. Ok, in questo pezzo, ok, le gambe, quindi col corpo, noi tendiamo ad andare verso destra. Quindi apro la gamba destra, chiudo la sinistra. Ok, apro la sinistra, chiudo la destra. Ho fatto il apro la destra, chiudo la sinistra. Apro la sinistra, chiudo la destra. Ok. Le braccia invece fanno il contrario, quindi se io apro la gamba destra, le mie braccia andranno a sinistra. Ok, quindi è su, quindi sono due su, due giù. Quindi apro la destra, il mio braccio va a sinistra, vado a sinistra, il mio braccio va a destra, vado a destra, le mie braccia vanno a sinistra e così via. Ok, però ovviamente con le braccia che dobbiamo fare? Due sopra, ok, le altre giù. Le altre giù. Quindi siamo di nuovo qua, quindi è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, di nuovo ci, se, se, po, poi, poi, sempre sull'opposto, di nuovo 1, 2, 3, 4, quindi spartiamo sempre con la gamba sinistra, di 1, 2, 3, 4, mi giro, ciao, ci, se, se, po. Adesso, okay, di nuovo questo, ok? Ma guardando dritte, non guardiamo più il nostro compagno, ma guardiamo dritte, quindi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, giro con la gamba, 7, 8, la cosa che volete, o su, o giù, o yoga, quello volete. Sì, va bene. Il video è finito. Esatto, guardate Aurora, non guardate Sara perché io ho fatto solo da sostegno morale. Ok, speriamo che il video vi sia piaciuto e mi raccomando, provate e non so, poi fate il video su Instagram e taggate il numero 0. Esatto! Ciao e la settimana prossima con un nuovo video, chissà che coreografia ci sarà. Esatto!